Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui il vostro Tono Kid che vi parla. Oggi siamo tornati con Formula 1 2022, pronti per scendere in pista. Siamo in Ungheria, e purtroppo per noi, ovviamente, le qualifiche sono state sul bagnato. Attenzione all'imprevisto perché è dietro l'angolo, soprattutto in Ungheria. Quindi, questo è un detto che ho inventato al momento, ma che si addice per la situazione, perché sono andate non bene le qualifiche. In realtà anche Max ha avuto qualche problemino, però mai quanto noi, che sul bagnato proprio zero, meno di zero. Tra l'altro prove libere sull'asciutto, qualifiche sul bagnato con assetto da asciutto ovviamente, perché la gara sarà completamente asciutta, vedete il sole. Quindi un po' di difficoltà in qualifica, dobbiamo recuperare qualche posizione. Non prevediamo grandi ritiri su questo circuito. Tanti piloti e ex piloti sì. sono riusciti a concludere questa gara senza problemi. Ad esempio, Ralf Schumacher le ha concluse tutte quante, le sue esatto, ci ha ripetuto 18 volte, 18 stagioni abbiamo fatto, 18 volte ci ha detto. Però dettagli, vediamo la griglia, signori. Sainz in pole, Lewis subito dietro. Nel resto della griglia invece Leclerc. Verstappen che passa in quarta perché qualcuno ha penalità, non sappiamo chi, però attenzione a Perez. Che è lì e noi siamo un po' indietro. Il ragazzo d'oro. In undicesima, grazie alla penalità di Norris, perché sennò saremmo stati dodicesimi. E attenzione, ovviamente, perché in ventesima posizione c'è il buon Latifi. A 2 secondi e 2. Quattro decimi presi da Stroll. Però anche noi siamo lontani da quelli davanti, signori. Quindi attenzione, perché insomma, c'è da andare abbastanza forti, perché sennò qua non si recupera, non si recuperano le posizioni. Allora, ci dà 2 giri e 8, noi azzardiamo un 2 giri e 1 in più, facciamo 2 giri e 2 in più, si sa mai. 7-11 va bene, perché quella prevista, insomma, 8 giri non mi fido più di tanto, quindi va bene 7-11. Partiamo, sì, con le soft, per forza, perché dobbiamo spingere soprattutto all'inizio. Mentre davanti vedo Sainz. Eccoci. Con le gialle. No, Hamilton e Perez. Le Mercedes con strategia invertita. E insomma, una posizione non tanto favorevole, perché insomma dobbiamo recuperare, almeno arrivare davanti Alonso, quindi almeno in sesta. Cioè, per carità, parole è facile, ma a conti fatti bisogna fare i sorpassi in pista. E qua in Ungheria è leggermente difficile, e quel leggermente tra virgolette, perché è una pista parecchio ostica e insomma oggi dobbiamo limitare i danni più che altro. E oggi si perdono punti, sicuramente oggi si perdono punti, a meno di imprevisti, ma la vedo alquanto dura. Attenzione, pronti, concentrati, che qui c'è da fare una buona partenza, non dico ottima, ma almeno buona. Aspettiamo il signor Latifi come sempre. E pronti. Attenzione, qualche scodatina. Vale sull'erba così? A quanto pare sì, signori. E praticamente con questa mossa azzardata ci siamo presi la posizione su. Merda, inchiodano male. Bottas, che poi fa una cosa, giustamente non ci ha dato il warning, perché abbiamo dovuto fare per evitare Bottas, che si è infilato in maniera cagnesca, oserei dire. Bottas non si fa così, però siamo persi un attimo il buon Gasly. Proviamo a riprendercelo.
Primo giro un po' di difficoltà, però siamo qui. Adesso bisogna spingere. Solo che i punti di sorpasso sono pochi e la maggior parte dei casi sono in punti dove noi non facciamo bene, quindi è difficile ancora più del normale. Noi facciamo queste curve di merda, non dico che è impossibile, ma quasi. Attenzione, in scia Gasly, curva 1. Ci proviamo un po' larghini. La teniamo, mamma mia. Staccatona. Oh, Madonna. I rischi. È un po' scorbutica oggi la nostra Red Bull, eh. DRS su Ricciardo, ma siamo abbastanza lontani. E anche lui ha DRS, soprattutto su Ocon. Stai distanziando l'auto alle tue spalle. Ma non mi interessa l'auto alle mie spalle, dobbiamo prendere questi qua davanti. Su Ricciardo abbastanza incollato ad Ocon. Speriamo che si diano fastidio a vicenda, perché noi qua oggi si fa fatica. Era prevedibile comunque, perché la pista è sempre una delle più difficili. Non è neanche brutta come composizione, però insomma molto difficile. Siamo sempre troppo lontani, perché dall'ultima curva non usciamo benissimo noi, quindi molto difficile. Altri punti di sorpasso non ce ne sono in questa pista. Quindi capite bene che o è in curva 1 o non è da nessuna parte. O ai box magari. Andiamo ai box insieme a Ricciardo. Proviamo a superarlo durante il pit. Sarà molto difficile. Ecco che di dietro arriva una macchina. Un Alfa Romeo, se non sbaglio. Veloci. Veloci. Bravi. E Ricciardo è dietro. Attenzione. Riusciamo a superare Ricciardo durante la sosta ai box. Però occhio adesso alla ripartenza. Occhio alle gomme. Piano, sempre piano all'inizio. Loro ovviamente vanno a cannone perché le scaldano
un secondo le gomme. Dai, dai, che sono calde. Rientra intanto il buon Max. È rientrato ai Max. Madonna, che rischi, signori. Per spingere, almeno per provarci. Adesso dobbiamo difenderci da Ricciardo, sperare che Ocon abbia trovato del traffico. Eccolo, curva 1, occhio. Hai raggiunto l'ottava posizione. Ci proviamo, gomma fredda per Ocon. Staccatona. Proviamo a sbattergliela in faccia e ci riusciamo. Bisogna tenere occhio. Tenere e magari provare anche a prendere Alonso? Potrebbe starci come idea. Ma noi la prendiamo sempre l'aria e va bene. Dall'auto dietro 1,5 secondi. Sono distratto perché ho visto che Ricciardo ha superato Ocon. E Ocon si è già staccato, forse dei problemi, un errore per lui. Però concentrati adesso perché abbiamo davanti il buon Fernando a 1 secondo e 4. Dobbiamo provare a prenderlo. Davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo set di gomme. Lontanini forse. Viaggia però l'Alpine sul rettilineo, eh. E insomma, non sarà facile superare Fernando. Dobbiamo stargli il più vicini possibile. Rischi, sti cordoli molto scivolosi. Qua ce l'abbiamo, qua ce l'abbiamo. Qua ci dobbiamo provare. Con l'ausilio anche del DRS riusciamo a superare anche Fernando. Adesso bisogna difenderci, ho sbagliato a schiacciare. Ho appoggiato leggermente il dito.
abbiamo carburante a sufficienza per pennelliamo le curve. Forse il DRS ce l'ha ancora Fernando, ma penultimo giro signori, e non dico che ci stiamo accontentando, ma più o meno, perché insomma Perez è a 2 secondi ed è parecchio lontano, siamo riusciti a mangiargli un secondo, ma nel giro di 3 giri, quindi è un po' improbabile riuscire ad andare a prenderlo. Benzina ce ne abbiamo in abbondanza, il buon Fernando invece dietro è abbastanza distante, quindi siamo un po' nella terra di nessuno. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri. Tranquillo che ci bastano. E insomma, fatica oggi a allunga lo ring, ma era prevedibile, infatti questo è il massimo risultato che possiamo portare a casa. Solo da gestire l'ultimo giro e basta, senza strafare, che abbiamo già il giro veloce, a meno che qualcuno l'ultimo giro cerchi l'impresa, o più che altro si bughi. Sento proprio anche difficoltà adesso nella frenata con le gomme un po' usate. Però ci può stare, insomma, partendo da una 11ª posizione, risalire fino alla 6ª. Sono comunque punti importanti per il campionato, vedendo anche Verstappen che in realtà è solo 4º. Comunque davanti a noi. Però, insomma, diciamo che poteva andare peggio. Poteva andare anche meglio, eh. Quello sempre. E vince Carlos Sainz su Ferrari. E noi signori ci portiamo a casa questo 6º posto che, insomma, fa comunque morale, mettiamola così. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Portala a casa la gomma. Vado alla collezione di gomme a casa, fammi capire. Pilota del giorno, addirittura. Vittoria a Budapest. Vabbè, ci può stare, per carità. Un gran premio d'Ungheria. Brava la Ferrari, bravo Sainz che ci ha. Eccoci qui ancora una volta. Decisamente battuti per quanto riguarda la rivalità. Saltiamo ovviamente il podio perché abbiamo visti parecchi quest'anno. Diamo un'occhiata alla classifica. Hamilton terzo, è scivolato terzo. Sperava in qualcosa di meglio. Sicuramente sì. Si prospetta più interessante. Giro veloce però signori, 9 punti, perdiamo solo 3 punti su Verstappen, però ne perdiamo tanti sugli altri. Con coraggio e a tratti aveva un passo di. Infatti Sainz si avvicina perché zitto zitto. Vediamo la classifica. È lì a 73 punti. Aumenta il suo vantaggio. Occhio. Beh, è stato un qua abbiamo perso punti effettivamente. Davvero entusiasmante. Tornate a seguirci prossimamente. Non bene, attenzione perché potrebbero i punti da noi guadagnati col sudore potrebbero ritorcersi contro. Mentre vediamo l'elicottero in alto a destra che insomma fa una scia abbastanza illegale, ma ok, va bene, io lo farei monitorare quell'elicottero lì. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. 5-3, no, vedete che li regalano anche i nostri avversari i punti. Era un 4-3, ma in realtà 5-3. E Sainz incredibilmente potrebbe, anzi non potrebbe, vince la rivalità. Attenzione, colpo di scena, non me l'aspettavo. Quindi la nostra fama
non aumenta o diminuisce addirittura. Vabbè, non lo sappiamo. Anche perché, signori, è stagione secca per avviarci all'uscita di Formula 1 2023, che deve essere, se non ricordo male, 16 giugno. Quindi, signori, cerchiatelo sul calendario, perché, insomma, magari anche qualche giorno prima riusciamo a portare già il primo video. Insomma, non sarebbe affatto male. Evento marketing, dica. Vuole sapere cosa ne appunti pensi. Risorse ne abbiamo abbastanza, ma proviamo, e la fama ci interessa. Ci interessa relativamente un po' tutto, Pausa stagionale, vediamo. Allora, io quasi quasi farei. Andrei a vedere un po' le distanze per fare una fotografia e vedere cosa succede. Quindi Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine. Dopo la pausa, vediamo. Cambia qualcosa? No. Come posizioni no. Forse Mercedes la barra è un po' più alta. O me lo sto immaginando io? Non lo so. Fatto sta che arriva qualcos'altro. Termocoperte. Magari quando usciamo dai box le gomme sono più calde. Non lo so. E si va in Belgio, signore. Attenzione a Spa. Circuito che ci piace. Abbastanza. Abbiamo allungato un pochino adesso su Mercedes. Va bene, signori. Io come sempre vi ringrazio. Vi invito a lasciare un like, un commento, a supportare la nostra Red Bull e a supportare anche, vi ricordo, sul canale sempre la serie di Formula 1 Manager, a supportare la nostra Williams, che da poco ha acquistato il buon Gasly ed è stato un buon acquisto, anche perché i risultati poi piano piano arrivano. E quindi, signori, supportate anche la nostra Williams sull'altra serie, insomma, manageriale. Signori, è stato un piacere. Ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima. Ciao.